seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno un po' vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea, comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo sa che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per copersi milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marchi in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo dopo è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica che ce l'ha fatta. Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa frase? Io sono Fabri Fibra, carta straccia. Non voglio figli e miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 al bagno, quando si può fuori bagno. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. No, io devo in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa volessi? Fatemi toccare, fatevi toccare. Sto staccando un momento di devo, che sono le sue. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo è il mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Italiani del mondo ben svegliati, italiani nel mondo ben arrivati sul posto di lavoro, italiani in Polonia come state, italiani a Varsavia, non illudetevi, perché questo sole stupendo che spacca le pietre e irradia la città capitale della Polonia, da dove vi sta trasmettendo il sottoscritto, ovvero sia Enrico alias Easy Biker, e poi vi spiegherò perché. Ebbene, non illudetevi, perché quest'oggi anche il sottoscritto, costretto in questo caso a utilizzare il mezzo a due ruote, prenderà una di quelle docce che, come diceva un saggio, in fondo non siamo fatti di zucchero e quindi accettiamo anche il verdetto meteorologico. Pertanto, amici che vi trovate, diciamo, nei dintorni o nei paraggi, ricordate e fate buon uso di questo consiglio, perché quest'oggi nel pomeriggio sono previsti, secondo il colonnello Bernacca, credo si chiamasse così,
oramai poi diventato generale in pensione e poi diciamo passato a miglior vita guardando le margherite dal lato della radice. Bene amici, sono le 9.05, questo è l'11 di maggio, quindi 11.05.2016, abbiamo già un amico napoletano all'ascolto tramite Spreaker, quindi possiamo usare questi numeri della smorfia e tranquillamente dire che bisogna giocare 11.05 e 20 e 16 e me li vado a giocare così, anche se oramai i 60 milioni non sono finiti in mano mia, ma posso dire di aver vinto ben 10 sloti. Ecco, per chi ci segue da Los Angeles dirà: ehi, quanto essere 10 sloti? 10 sloti, amico, ti fai... sì, forse neanche un Big Mac a Los Angeles, forse ti fai un proprio un chocolate sundae. E allora, quest'oggi di cosa parleremo? Abbiamo accennato che parleremo anche di scie chimiche, però quando si dice America si pensa anche ai nostri emigrati. Uno di questi, un uomo molto sveglio con una parlantina velocissima, peggio del sottoscritto, avete capito bene? No, scherzavo, si tratta di Andrea Pirlo. Ciao belli. Oh, oh, oh. Per forza che non gioco bene, Andrea, qui a New York. È diverso da Brescia, New York. Sì. Qua ci sono sempre eventi, feste, party, compleanni. È tardi la sera. Qui a New York, se vai a una festa e bevi solo l'acqua minerale, ti arrestano. Ferrari, dimmi. Tu qui a New York saresti sempre in galera. Sì, perché non bevo io. Qui alla gente che non si... Tu invece ti fanno sindaco, Angelo. Qua ti fanno, ti danno la cittadinanza onoraria. Sì, sicuramente. Qui alla gente che non si diverte, pensa sì, solo ai soldi, gli taglia le palle e le butta giù da grattacielo. Ciao a tutti da Andrea Pirlo. Sei integrato bene però. Bravo, sapete bravo. Cosa mi manca tantissimo dell'Italia? Un cazzo. Sì, proprio così. Dell'Italia non mi manca niente. Prova ad andare a una festa a Brescia, mica ci trovi la gente che c'è a New York. E forse il mangiare. Alle feste a New York ti puoi imbattere in una figa imperiale da un momento all'altro. Sì. Se vai a una festa a Brescia ti puoi imbattere solo in Giacomo Maiolini con la gonna. Andrea, quando torni in Italia? Spero mai più. Quando smetto di giocare mi apro una tintoria nella Fifth Avenue e lavo le camicie alla gente. Bravo, bravo. Ma io a Brescia alle feste del Maiolini non ci voglio tornare. Aspettate un attimo, sì, che c'è una bella ragazza vestita di giallo ai bordi della strada. Sì. Hey lady, come here, this is Andrea Pirlo. I am the most popular soccer player in Italy. I want to fuck you in the pussy. Subito, diretto. Ragazzi, non si è fermata. Forse la frase che mi ha scritto il mio allenatore è un po' troppo forte. Ti piace il rap, Andrea? Sì, ma qui a New York per noi italiani c'è una radio che mi piace tanto, che sì, mette tutte le belle canzoni. Beh, perché l'R&B mi va bene una, due, poi mi rompe i coglioni. Un attimo che giro l'autoradio. Va bene, secondo, sì. No? Gira. You are on New York Italia Radio, the channel with Italian music for the people who lives in New York, who bene, loves Italian music, of course. Benissimo, bene. The next italiano song is Canasso with Canasso. No, non mi lasciare. No, 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 no. Mi lasciare, amore mio ti amo, afferra la mia mano, amore mio di donna, forte anche la mia, non mi spezzare il cuore, ti prego non andare, ti prego no, da una settimana mi sono lasciato, bella, ero fidanzato, a poco sono lasciato, ero fidanzato, a poco sono lasciato, vai, ora sono lasciato, ora hai lasciato, excuse me miss, da una settimana sono rimasto solo. Voi ce l'avete negli Stati Uniti questa roba qua, non il canasso? Ciao, metti su DJ che già la una e poi io non lo perdo mai, perché se no son guai, ma ci sei tu,
Questa è Radio Id Italia. Uè, ma what do you think? Che solo voi ci avete il canasso? Canasso ce l'abbiamo anche noi. No, 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 non mi lasciare. Noi abbiamo l'altra. Valentina, grande, grande opera artistica. Vai canasso. Pensavo che di seria, mannaggia la miseria, ma nero un bel servino, facendomi con nudo. Pensavo che di seria, mannaggia la miseria, ma nero un bel servino, facendomi con nudo. Mannaggia la miseria, pensavo che di seria, facendomi con nudo. Ma nero un bel servino, mannaggia la miseria, pensavo che di seria, facendomi con nudo. Vino. Valentina, mi hai fatto le gonna, mi hai tradito su Facebook, mi hai tradito, non mi aspettavo niente, mi hai fatto le gonna, adesso sono con nudo, mi fai schifo, io sono un bel ragazzo, uno come me non lo trovi, pensavo che mi avevo sistemato, invece mi sono consumato, poi ho conosciuto Santina e me ne ero di testa, Santina è il numero uno. E tu mi hai tradito. Pensavo che di seria, mannaggia la miseria, ma nero un bel servino, facendomi con nudo. Pensavo che di seria, mannaggia la miseria, ma nero un bel servino, facendomi con nudo. Mannaggia la miseria, pensavo che di seria, facendomi con nudo. Ma nero un bel servino, mannaggia la miseria, pensavo che di seria, facendomi con nudo. Ma nero un bel servino, pensavo che di seria, mannaggia la miseria, ma nero un bel servino, facendomi con nudo. Pensavo che di seria, mannaggia la miseria, ma nero un bel servino, facendomi con nudo. Mannaggia la miseria, pensavo che di seria, facendomi con nudo. Ma nero un bel servino, mannaggia la miseria, pensavo che di seria, facendomi con nudo. Ma nero un bel servino. Sì, io sono Enrico Pasquale Praticò, abito a Motta San Giovanni, ho 22 anni e sono un ragazzo carino. E quelle ragazze che mi piacciono a me, mi piacciono biondi, capelli neri, sexy, macri, bellissimi, sex. Che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappo, a vigna e... sono un carino ragazzo, trovate a me su WhatsApp Enrico Pasquale Praticò, il mio numero lo do a Giovanni Zaccuri, e così mi trovate voi, e sopra Facebook Enrico Pasquale Praticò con tutti. Ciao. E la mia vita, sono qua, che faccio, io mi cattai la PlayStation 3, ho il telefono Samsung Galaxy Grand Neo, e voi che facete? Ciao. Anch'io sono Enrico Pasquale Praticò, non c'è tempo, abbiamo il nostro quiz. Luca Giurato appunto da quelle parti lì in Calabria. Ciao bello. Pronto? Buongiorno, sono Luca Giurato. Eccolo. Mi sente? Sì, sì. Allora, dove si trova in questo momento, signora? Guardate, avete sbagliato. No, signora, è la nostra regia che ha chiamato. Buongiorno, sono Luca Giurato della Rai TV. Buongiorno, stiamo registrando il nostro gioco che si chiama Kaiser Tom. Ci ha già giocato, signora? No, non ho giocato, no. Lei dove si trova in questo momento? In quale città? In Calabria sono. Dalla Calabria, allora colgo l'occasione di salutare tutte le belle calabresi e tutti i bei calabroni. Come si chiama di nome, signora? Che non lo leggo a monitor, la regia dispettosa non mi dice.
Anna, allora carissima Anna, sono Luca Giurato e lei sta per giocare al nostro gioco Kaiser Tom. Bene. Che è un gioco straordinario che abbiamo acquistato qui dalla nostra Rai TV direttamente dalla Germania, dove sta spopolando veramente. Allora carissima Anna, allora io le spiego subito come consiste il nostro gioco. Apro la busta. Allora, lei si intende di lingue? No, niente. Guarda. Noi ci proviamo, non è un problema. Allora, le leggo la frase. La frase dice: la Juventus ha vinto il campionato, ma lo ha fatto spendendo soldi 3 volte in più delle altre squadre. Viva il Carpi, che invece con 6.000 euro ha fatto la squadra. Allora, è pronta Anna? Le dico in che cosa consiste il gioco. Allora, lei ha 15 secondi per tradurre la frase che l'ho appena detto in lingua, vediamo, tedesca. Prego Anna. No, non ci trovo nemmeno perché non lo conosco. Non sa neanche qualche parola di tedesco? Niente, qualche piccola parola? Niente. Allora, le voglio dare un aiuto, Anna. Le voglio dare un aiuto. Anna, mannaggia, la regia, purtroppo il tempo è scaduto. Ad esempio, le posso dare dei premi di consolazione, Anna? Sì. Allora, lei è molto simpatica. Di quale città della Calabria è? Lucci, è in provincia di Cosenza. Lucci, benissimo. Allora, salutiamo tutti i luccichi che ci stanno sentendo e guardando. Allora, carissima Anna, lei ha vinto un premio di consolazione, ma non per questo un premio minore, perché la signora Anna ha vinto un incendia cappotto della ditta Mozzapipi, che vi facciamo un applauso. Allora, lei, Anna, la ditta Mozzapipi ha pensato a tutti coloro che hanno a casa dei vecchi cappotti da smaltire. Altire ha creato l'incendia cappotti. Lei l'ha mai usato? No, io li metto qua nelle buste per le persone bisognose. Chiaramente fa una grandissima cosa. E questo gliene facciamo un applauso. Bravissimo, facciamo un applauso bravissimo. Alla Anna, nostra Anna, benissimo. Brava. Ma chi non ha la possibilità di regalarli, questo è un apparecchio che si mette sul balcone di casa. In pratica è un cappotto di ferro, diciamo, molto grande, con una porta verde davanti. Quando vogliamo incendiare il cappotto, apriamo la porta, lo buttiamo dentro e poi schiacciamo il tasto incendio e il cappotto in pochi minuti va a fuoco, è tutto a posto, va bene? Ok. Con l'incendio a cappotti della ditta Mozzapipi possiamo dar fuoco anche a giacche, camicie, vestiti, addirittura della prima comunione. Bravissimo. Poi le voglio dare anche un tipitero elettronico della ditta Ciro Cavallari. Allora, il tipitero è un disco elettronico che pulisce il pavimento di casa. Ha presente quei dischi elettronici che girano? Questo addirittura diffondendo musica reggaeton. E il tipitero elettronico è stato inventato da Ciro Cavallari per non portare più sua figlia a ballare il reggaeton. E quindi lui si annoiava e con questo tipitero le donne italiane possono pulire la casa a tempo di musica. Lei ci va ogni tanto a ballare, Anna? Le fate le feste giù a Lucci? Sì, facciamo le feste, però quelle dei santi. Che santo è Lucci, è lì a Lucci? Santa Aurelia. Le posso dire una cosa? Santa Aurelia Martiri, che abbiamo il corpo di Santa Aurelia a Lucci. Sa cosa le dico? Che è la mia santona preferita. Io sono molto devoto e facciamo un applauso a Santa Aurelia, a tutte le Aurelie d'Italia. Grazie, carissima Anna. Io le voglio dare anche la bicicletta firmata da Maurizio Vandelli, signora, che è un grande. È un modellino. No. Allora, è una bicicletta per fare movimento. Il cantante Maurizio Vandelli, che nel suo tempo libero ha realizzato, pensi signora, una city bike che pesa un grammo. Bicicletta. La bici di Maurizio Vandelli pesa un grammo perché è realizzata in pietra pomice lunare, una sostanza che per ora solo Maurizio Vandelli è in grado di spiegare l'ha presa, ma scusate, è veramente una grande scoperta rivoluzionaria. Quindi per le persone che fanno fatica ad andare in bicicletta, andare con questa bicicletta in pietra pomice lunare è straordinario. Io gliela consiglio, va bene? Sì. La cosa straordinaria è che mentre uno pedala se fa pure i galli. Io questi regali non ci credo, comunque arrivederci.
Ah, non ci crede lei ai regali? Beh, se per quello manco io ci credo molto. Ma come cazzo se fa una bicicletta pesa un grammo? È regia. Vabbè, va. La saluto Anna, mi saluti tutta Lucci, va bene? Arrivederci. Ciao bello. Il tatuaggio mamma e figlia, il nuovo trend. Prova d'affetto o moda assurda? Qualunque sia il motivo, il numero di donne mature che scelgono di tatuarsi è in aumento. E la scusa spesso è: accompagno mia figlia. Certo. Un tempo il tatuaggio di coppia era un'esclusiva degli amanti più impulsivi. Vero, oppure vero. Un disegno gemello sulla stessa parte del corpo. Sì. Ma ora il trend è cambiato. Il tatuaggio si va a fare con la mamma. Spalla. Il sì. fenomeno è in espansione e negli studi specializzati si incontrano sempre più 40-50enni alla prima esperienza, assistite dalla figlia di 20 o 30 anni più giovane. Roberto Ferrari regala i tatuaggi. Ah no no, la ringrazio, non voglio tatuaggi. Perché non vuole tatuaggi? Perché non mi piacciono. Si può mettere, non so, il nome del marito. No, 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 no. Il nome dei figli, quelli sono sicuri, no, quelli non scappano mai. Ringrazio, ma no. Perché adesso c'è il nuovo trend, 40-50 anni, tante donne che fanno tatuaggi. Io a 80 non me li faccio i tatuaggi. Non c'è mai, nel senso, no, non no, la ringrazio, buongiorno. Vuole mettere il nome di suo marito? Io non c'ho niente. Niente, i suoi figli, magari qualche niente, tatuaggio. Niente. Neanche i suoi figli. Sono solo le rughe. Cosa? Le rughe. Bene, ah, ho capito. Bene, beh, quelle col tatuaggio non si possono togliere. Arrivederci. No, grazie. Non lo vuole? No. Perché adesso c'è la tendenza a tatuarsi anche un po' da adulti, tipo nei 40-50 anni, capito? Non sono interessata. Quanti anni ha lei? Quanti anni ha? Ma lei chi è, scusi? Io sono Roberto, Roberto Ferrari. Volevo sapere chiede, quanti anni ha, così per capire chiede. Se... rientra nel target che dicevo prima. Guardi, io non sono interessata al tatuaggio, non importa quanti anni ho, ma non, anche se avessi 20, 30, 40, 50 non sono interessata. Ho capito, ma un tatuaggino piccolo glielo regaliamo noi, scusi. No, non sono interessata, non mi piacciono i tatuaggi. Può mettere il nome magari del fidanzato, della marito, non so, della figlia, ecco, la figlia o il figlio. Non ecco. Mi piacciono, non mi piacciono i tatuaggi. Tatuaggino piccolo, una tartarughina magari facciamo, porta fortuna. Guardi, io chiudo perché mi sembra una telefonata assurda. Ma quando uno le regala qualcosa, scusi. Non si butta via niente, insomma. Guardi, non sono interessata a nulla. Arrivederci. Da piccolo a grosso, possiamo fare anche grosso se vuole, eh? Non, niente, non lo vuole. Niente. Un bel pitone. Un pitone? Un pitone. Sì, sulla schiena. Un pitone sulla schiena? Sì. È una metafora, nel senso perché le manca qualcosa? No, un bel tatuaggio. Un bel tatuaggio a forma di pitone, cioè un pitone disegnato sì, sulla schiena. Che sale sulla schiena e si attorcia su tutto lungo il braccio. Caspita, è lungo quello lì, Ci mettiamo un po' euro. A farlo. Sì, prepari i soldi, No, vabbè, ma tanto sono io che tatuo. Ah, allora siamo a posto. Che non si fida. Mi fido, mi fido. Ma poi si squama come il pitone vero. Vuole che facciamo il nome di suo marito, ma tatuiamo il nome di suo marito? Il nome. Sì, lo tatuiamo. Il nome, non so, mi dica che è una cosa bella, romantica, insomma, le donne di una certa età adesso si tatuano. Il pitone è tutto tempestato sul braccio. Sì, col nome di suo marito sopra. Col nome di mio marito. Ma almeno il pitone rappresenta suo marito almeno un po', no? Certo, assolutamente. Ah, ok, allora possiamo farlo. È una cosa indelebile nella mia testa, nella mia mente e sul mio corpo sarà. E c'è cioè, anche da un'altra parte, insomma, spero. Vabbè. Vabbè, buona giornata allora. Grazie anche a lei. Salve, salve. Viva il Occhio. Pitone, salve. È contento, sì? Volevo regalarle un tatuaggio. Ah, bene. Però ascolti, io ho tutti tutte le parti del corpo già pieni, mi è rimasta l'ultima sulla chiappa. Sì, sì, volevo disegnare un uccello. Cosa? Un uccello sulla chiappa. Vabbè, per carità, poi scelga lei quello che vuole. Infatti io lo dico prima. No, no, ma gli altri cosa sono, gli altri tatuaggi che ha? Gli altri sono, vabbè, maori, tribali, corvi. Che uccello disegniamo, quindi? Che uccello disegniamo? Un bel volatile. Sì, sì. Preferisco un sulla chiappa preferisco un bell'uccello. Sì, ma che razza, che razza? Non lo so, un fenicottero. Oppure almeno che le ha qualche alternativa. No, no, se le piace il fenicottero facciamo il fenicottero, non c'è problema, guardi, per me. Non so, lei ha qualche altro uccello da farmi vedere? No, 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 posto, va bene il fenicottero. Segnato il fenicottero per lei, ma non vengo io a tatuarla, viene un altro, le mando un altro. Mando. Ok, va bene. Buona giornata. Grazie, grazie, buongiorno.
Non c'è tempo, oggi solo mezz'ora. Scie chimiche! Cosa sono le scie chimiche? Allora, andiamo a Catania, Matteo. Vai, Matteo. Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Allora, ti ammiro per il tuo essere dissacrante e riverente, però ti dovrei muovere un appunto. Questo va oltre quello che devo dire io. Dimmi. Il tuo essere così irriverente e dissacrante non fa altro che esprimere il massimo senso di nichilismo ormai di questa società. Il massimo senso di nichilismo di questa società. Scusami se lo ripeto, ma non capisco una mazza. Una società mortifera basata sulla morte, perché tu mischi in un calderone che non si capisce niente, è massima espressione del relativismo, mischi pornografia, mischi religione, mischi politica, sì. Non fai altro che creare bellissimo quella confusione, quel relativismo che è l'espressione imperante della cultura oggi. Non è male come cosa, però scusa, è una cosa che mi piace moltissimo. Dunque, io mischio insieme religione, pornografia, politica in una sorta di nichilismo assoluto, in una sorta, diciamo, di cinismo mortale che abbraccia questa nostra società. Devo dire la verità, hai fatto hai dato una bella immagine, una fotografia abbastanza vicina alla realtà di questa trasmissione, di cui non mi pento nella maniera più assoluta. Grazie. Ora, per tornare grazie. Però, lei lo diceva giustamente in senso dispregiativo, mi auguro. Dispregiativo, ma che faccia riflettere. Quindi che faccia riflettere? Non riflette lui. Ma non riflettiamo troppo. Non riflettiamo. Che non riflette lui, lui non riflette. Vabbè, Matteo, innanzitutto da dove ci stai chiamando? Scusami, sì, spiega. Da Catania, precisamente da Mister Bianco. Con quale mezzo tecnico ci stai chiamando? Un telefonino senza auricolare, senza... Vabbè, allora dimmi Matteo, caro Matteo, che mi volevi dire oltre a questa cosa qua? Due giorni fa c'è stata a Bologna la manifestazione nazionale dei comitati spontanei di cittadini per protestare contro le scie chimiche. No, veramente non sono a conoscenza di questa cosa, Matteo, non ha avuto grande rilevanza. No, non si è a conoscenza perché ovviamente gli organi di stampa, la radio, non mettono in risalto queste cose. No, ma non c'è dubbio, certo. No, perché tu credi alle scie chimiche? Non c'è qui da credere o non credere, io ti dico solo una cosa. Dimmi. Dobbiamo attuare un'onesta ed obiettiva visione dei fatti. Un'onesta e obiettiva visione dei fatti, e quale sarebbe? E distinguere tra i dati reali oggettivi. Sì, però amico mio, non siamo al convegno di Bologna. Io voglio capire una cosa. Cosa vuoi dire? Che credi alle scie chimiche? Ma credo a quello che vedo a livello empirico, perché siamo... Vabbè, allora, ma perché ci hai chiamato? Per dire che cosa? Allora, perché non si parla di questo problema che ormai è diventato un problema? Perché non esiste. Non esiste. Ma le foto di che? Ma i video di che cosa? Delle strisce delle strisce degli aerei che vanno in cielo? Ma di che cosa? Posso parlare, qui vicino c'è Sigonella qui. Allora che succede? Sigonella è un aeroporto militare. Ramstein in Germania è la più grande base aeronavale. Ora, questi voli che sono, che passano, che fanno? Provocano l'inquinamento? Che fanno? No, io dico solo una cosa, questi voli che a decine passano tutti i giorni. Allora, aria ristretta, che succede? Ogni volo costa, io penso, milioni di euro. Chi li paga questi vabbè, voli? Li paga, amico mio, che cosa c'entra con le scie chimiche questo? Cosa c'entra? Allora, io vedo tutti i giorni queste scie chimiche, l'alterazione dell'atmosfera, dopo un'ora che passano si annuvola il cielo. Ora io ti dico il cielo si annuvola a causa delle scie chimiche. No, le scie chimiche, ti dico una cosa, su web ovviamente trovi tutto il contrario di tutto. Matteo, io non ne posso più. Questa telefonata dimostra che il ministro della salute ha rinnovato il contratto con Radio 24 per curare i malati di mente. Eravamo in trattativa. Questo ha confermato che però è già... No, ma eravamo in trattativa, ti dico, non è ancora chiusa. Ho parlato con la Lorenzina adesso, che mi ha scritto: guarda, bravo, lo abbiamo rinnovato a tempo di record, il primo malato ha telefonato. Mi aveva scritto adesso, guarda, c'è come a Renzi che ha detto la TSO per quelli che parlano di scie. Tutti qua chiamano, tutti qua. Amico mio, ma sì, ma le scie chimiche non esistono, non esistono le scie chimiche. Tu digli di sì al matto, poi digli di no, digli di sì, sì, esistono le scie chimiche. Li vediamo. Gesù è morto nel freddo, dai avanti, se no non lo molla più, no? Non vediamo niente, ma non vediamo niente, vediamo dei segni che sono... Ma non puoi vedere quello che non puoi vedere. Ma non contraddire il matto. Lo sai un detto cinese cosa dice? Che dice il detto cinese? Se una cosa la vuoi nascondere, la devi mostrare. E allora loro fanno questo, alla luce del sole, mostrano quello che stanno facendo. Ciao Matteo, ogni 5 minuti di notte passano questi aerei? Perché passano? Perché la gente vola con gli aerei, la gente vola, passa...
ma non rotte, spiegare al matto. Sono fuori rotta. Io sono fuori, qui ho, fuori rotta. Sono fuori rotta. Lui. No, l'ha deciso lui che fuori rotta. Sigonella sud. Perché sono fuori rotta, dunque inquinano, capito? Perché dunque adesso, sono messi adesso a posto. Arrivano lì due persone vestite di bianco, lei stia tranquillo, la riportano nel reparto, le mettono un catetere, le fanno una piccola puntura in vena e vedrà che nel giro di un'ora sta benissimo, poi domani richiama se vuole. Parenzo, grazie. Nel 2001 c'è stato l'accordo. Sì. Italia, l'accordo del 2001. L'accordo del 2001. Ciao Matteo, ciao, ciao. Ciao. Ah, poi lui continuava a parlare, ma abbiamo con noi, caro Parenzo, beh, un non amico, abbiamo nessuno, un non c'è tempo, sono le 9.31, io vi chiedo umilmente scusa, cari amici della rassegna stampa, cari fedelissimi radioascoltatori, io vi debbo dare l'appuntamento a domani, Malgorzata carissima, mandandomi un grande bacione perché sto preparando delle cose carine per voi, quindi vado di nuovo a truccarmi, vado di nuovo a espormi al pubblico vilipendio e al tiro di pomodori, vi saluto e ci vediamo domani alle ore 9, state buono e domani regolari un'ora. Un saluto speciale agli amici di Radio I d'Italia. In Italia!